Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Eldaria. Continuiamo immediatamente il capitolo numero 11. Nello scorso episodio abbiamo un po' scoperto delle missioni che hanno fatto i ragazzi e deve venire un emissario misterioso ad Eldaria. Quindi continuiamo immediatamente il gioco e vediamo cosa accadrà in questo nuovo episodio. Devo continuare ad allenarmi? È una buona idea, ma non ho ancora abbastanza esperienza per allenarmi da sola. Devo chiedere a Gaemon di aiutarmi. Sono andata a trovarlo alla fucina. Non hai ancora trovato il colpevole? Sì, ma piccolo miscredente a rifiutare di dire dove aver messo armi. Ah, allora non è uno scherzo. No, Gaemon non aver sgridato. Immagino che tu non abbia il tempo di aiutarmi con l'allenamento, quindi. Dispiacere, ma dovere ritrovare armi. Altrimenti mico sgridare, Gaemon. Vuoi che ti aiuti? Gaemon potere fare da solo. Potrai aiutarmi con l'allenamento più tardi. Più tardi? Molto più tardi. Gaemon molto occupato per arrivo emissario. Gaemon chiamare Casey quando possibile. D'accordo, e in bocca al lupo allora. Sono uscita dalla forgia. Forse dovrei allenarmi da sola? Sono andata in camera per poter recuperare un'arma e ho cominciato ad allenarmi all'esterno del QG. Oddio. Oh, aspetta, non me lo ricordo più. Cavolo, non mi ricordavo più niente. Non riuscivo più a ricordarmi come si facevano queste cose. Ma poi così, all'improvviso, datelo un po' di preavviso iniziale, insomma. Boh, speriamo di farcela perché... Aiuto! Ce l'ho fatta. Dopo qualche ora d'allenamento sono rientrata, sudata dalla testa ai piedi. Mi sento davvero rinata, sono contenta di tutto questo esercizio. E quindi è andata bene, ce l'ho fatta. Dai, una bella doccia e poi a mangiare qualcosa. Sto morendo di fame ed è già mezzogiorno passato. Quindi devo rientrare? Ah, è lo stomaco, io pensavo fosse Gaemon. È il mio stomaco che fa questo rumore? Eppure non ho fame. Ciao, Leifty! Leiftan, sei tu a fare questo rumore? Penso di sì, mi dispiace. Ho saltato il pranzo e forse non avrei dovuto. Perché? L'ho dimenticato. Oddio, quanto è carino. Vuoi venire a mangiare con me la prossima volta? Perché no? Ricordamelo la prossima volta, conto su di te. Ok. Adesso devo andare io a mangiare, quindi. Ma non devo fare la doccia. Oh, vabbè. Qui. E qui. Ecco Karen. Ma c'è Leif! Sembra che la conversazione con Caruto sia delle più complicate. Sì, mi chiedo cos'altro abbia combinato. Oh, Leif è venuto con me. Vabbè, ok. Sembra che conosca la reputazione di Karen. Questo mi rassicura. Dai, Caruto, non vorrai mica farmi morire di fame. Per colazione, pranzo e cena non avrai nient'altro che un pugno di farina. Non puoi farmi questo. In questo modo imparerai a gestire meglio le tue razioni. Ma Caruto! Ti sono piaciute le tartine l'altro giorno sulla spiaggia, eh? Di certo non le rivedrai così presto. Erano per te le amiche. La merenda sulla spiaggia. Mi sono completamente dimenticata di non aver portato niente in quell'occasione. Non mi importa. Torna stasera per cena. Non avrai nulla di più di quello che ti ho dato. Non sei per niente simpatico. Si è allontanata dalla cucina. Devo intervenire, in parte è colpa mia. Chiederò a Caruto di prendere dalle mie reazioni. Sono andata verso Caruto, ma qualcuno mi ha spintonato. Wow, wow, ecco qui che arriva lui a salvare la sua bella. Karen, che succede? Caruto rifiuta di darmi da mangiare perché ho, secondo lui, finito le mie razioni mensili. Ma dai, potrebbe darti qualcosa da mangiare. Si rifiuta ed è più di mezz'ora che cerco di convincerlo.
Ok, aspettami qui. Leiftan, vado a parlare con Karen. Mi aspetti qui? Nessun problema. Karen? Oh, Casey, immagino che tu abbia sentito tutta la discussione. Sì, se vuoi posso darti una parte delle mie reazioni. No, non ti preoccupare. Voglio cavarmela come un adulto e riconoscere i miei propri errori. E la signorina è servita. Chrome è arrivato con una fetta di crostata e lamponi. E per te, Karen. La sta conquistando con la gola, bravo. Oh no, Chrome, non posso accettare. Mi fa piacere. E se avessi voglia di qualcos'altro, non esitare. Oh, grazie, sei adorabile. Gli ha stampato un bacio sulla guancia. Chrome è diventato rosso come un pomodoro. E questo quello che chiama sapersela cavare come un adulto e saper riconoscere i propri errori? Vado a prendermi da mangiare. Vuoi qualcosa, Leiftan? Vengo con te. Siamo andati verso il bancone. Che tipi quei due. Sì, è chiaro che con loro non ci si può di certo annoiare. Vuoi che ci sediamo da un'altra parte per stare più tranquilli? No, restiamo con loro. Lo sai, Karen? Se vuoi qualcosa in particolare puoi chiedermelo. Lo so, ma non voglio abusare della tua gentilezza, anche se... Anche se cosa? Devo ammettere che un succo di frutta sarebbe perfetto per accompagnare questa buonissima crostata di lamponi, ma... Forse abusa un po' troppo della sua gentilezza, no? Speriamo che non cada nella sua trappola. Ma siccome lui prova qualcosa per lei, cadrà di sicuro nella sua trappola. Conosco qualcuno che sta per farsi fregare ancora. Pensi davvero che Chrome ci caschi di nuovo? Ci metterei la mano sul fuoco. Ma dai! Nessun problema, te lo offro. Un cocktail di mezzanotte o una quintessenza? Ah, invece sì. Una quinta. È andato a cercarle un bicchiere senza chiedermi se volessi anch'io bere qualcosa. Simpatica la gentilezza di Grom, me ne ricorderò. Vuoi qualcosa da bere? Se prendi anche tu qualcosa, sì. Prendo anche a te una tazza di quintessenza? È davvero buona. È andato a cercarmi un cocktail, mi sono girata verso Karen. Dimmi. Che cos'è una quintessenza? Un cocktail a base di lamponi, con menta e dei limoni dolci. È davvero buono. Ad ogni modo sembra davvero che tu piaccia da morire a Leiftan. What? Eh? Non più di un'altra ragazza qualsiasi. Andiamo molto d'accordo, ma è tutto. Sì, certo. Non dimentichiamoci che lei sa tutto di tutti. Quindi forse potrebbe averci visto giusto, non è che Leiftan prova qualcosa per noi? Oh my god! Restai un po' di tempo a chiacchierare con loro di tutto e niente. Chrome è davvero cotto di Karen, è una cosa innegabile e lei sembra approfittare della situazione. Scusatemi tutti, potreste venire nella sala principale tra una mezz'ora? Abbiamo un annuncio eccezionale da fare all'interno del QG. Ah, ci parleranno sicuramente della missione dei ragazzi. E mi domando se Chrome sa che dovrà partire per qualche giorno. Immagino di sì, non avranno di certo omesso di dirglielo. E finiamo di bere e ci andiamo. Ok. Abbiamo già finito di bere? Ok. Dopo aver finito di bere, siamo andati nella sala delle porte. Quante persone! C'è ancora più gente dell'ultima volta. Un po' di silenzio, per favore. Al contrario della volta in sala mensa, non ha dovuto alzare la voce per farsi ascoltare. Grazie a tutti per essere riuniti senza molto preavviso. Sarò breve. Come avrete tutti notato, i nostri capi della guardia, Nevra per la guardia dell'ombra, Valchion per la guardia ossidiana ed Ezariel per la guardia Assenzio, sono tornati oggi da una missione davvero importante. Alcuni di voi hanno segnalato la loro inquietudine per il loro ritardo nel rientrare. Questo è stato dovuto all'emergenza di partecipare ad un'altra missione all'ultimo minuto. È della massima importanza. Ezariel era inizialmente in missione nel villaggio di Balenvia. In quel momento i nostri alleati della famiglia dei Ren
Feng Wang sono stati attaccati da dei nemici. Ho sentito dei mormori scandalizzati. I Ren Feng Wang? Sì, è una famiglia molto antica e importante di Eldaria. Sono molto rispettati. Attaccare Feng Wang è davvero un abominio. Non avendo potuto aiutarli, abbiamo comunque preso l'iniziativa di inviare i nostri migliori elementi a recuperare uno dei loro tesori più preziosi, il flauto di Almen Weser. Che bei nomi! Almen, come il pifferaio di Emelin? Questa iniziativa è stata un successo e posso affermare che ad oggi questo artefatto sacro è al sicuro qui con noi. Bravi! Che gioia! Viva la Guardia del! Woohoo! Ad ogni modo voglio precisare che non pensiamo di tenerlo. È per questo che tra qualche giorno l'emissario della famiglia Ren, Feng Wang, verrà al QG. Ad ognuno di voi sarà quindi data una piccola missione, in modo da poter accogliere i nostri invitati come si deve. Oh, qualcuno di importante verrà qui! Non posso immaginare a che punto sia una grande notizia, e vista la reazione di tutti, è come se ne venisse Lady Gaga o un'altra rockstar nella mia città. Lady Gaga, ma chi la segue più Lady Gaga? Oh, vabbè. Aspettate, non ho finito. Come vi ho già detto, Ezariel era in missione nel villaggio di Balempia. Deve ritornarci? Questo villaggio ha bisogno di noi per portare avanti un'inchiesta ed è per questo che invieremo più membri sul territorio. Chiedo quindi alle seguenti persone di andare nella sala del cristallo per ricevere il dossier completo. Ah, quindi non hanno ancora messo al corrente diretti interessati. Voglio proprio vedere quale sarà la reazione di Crom. Buchi? Crom? Cosa? Evelyn e Valadian, vi aspettiamo nella sala del cristallo. Ok, d'accordo. Ragazze, io vado. Sembra... devastato, sì. Strano, dovrebbe fargli piacere. Forse ha paura che possa andar male come l'ultima volta. Quando avete perso la barca? Sì. Non lo so, vedremo. Hai ragione. Abbiamo ricevuto moltissime informazioni insieme. Anche se non sono al corrente di tutto, ho bisogno di pensare un po' meglio a tutte queste cose. Quindi vado nella mia stanza. Appena arrivata, mi sono lanciata sul letto. Che giornata! Sono successe così tante cose e la cosa peggiore è che non è ancora finita. È ancora molto presto, il pomeriggio è appena iniziato. Penso di aver bisogno di un altro riposino. Non riuscii ad addormentarmi. Le informazioni che avevo ricevuto dal giorno prima non smettevano di ronzarmi in testa. Ok, cerchiamo di ricapitolare. Forse tutto mi risulterà più chiaro. Ieri i ragazzi sono tornati da una missione importante. Hanno trovato una specie di flauto sacro, tesoro della famiglia dei... Feng Wang. Dovrebbe essere questa. Com'era che si chiamava questo flauto? Ma insomma, cos'è un quiz? Il flauto di Almen Weser, penso. Attualmente siamo in possesso del flauto e Miko vuole ridarlo nelle mani di Wang Hua. C'è anche la missione di Ezariel che si trovava nella città di... Balempia. E quindi per continuare la missione Miko ha mandato diversi membri tra cui Evelyn e Crom. Fino a qui è semplice, ma ci sono delle cose che mi infastidiscono un po'. Quello che mi ha detto Nevra sugli umani è un'informazione che non posso ignorare. L'organizzazione di cui hanno parlato mi ricorda molte cose che riguardano il mio mondo. Parlavano forse di società segrete come quelle degli Illuminati o dei Templari? Mi ricordo che... Qual è la cosa che ti spaventa di più ad Eldaria? Gli Illuminati, la Triade o i Templari? Eh? Ma queste cose appartengono al mio mondo. Non soltanto. Che cosa vorresti dire? Mi dispiace, ma mi ci vorrebbero delle ore per spiegarti tutto. Comincio a chiedermi se non ci sia un rapporto. Ho bisogno di saperne di più. Devo continuare a studiare in biblioteca, ma penso che con tutto il trambusto portato dall'arrivo di una persona così importante dovrò dire addio ai miei accessi privilegiati all'archivio.
Avrò sempre il tempo di analizzare meglio la questione in un secondo momento. Riuscii infine ad addormentarmi. Mi risvegliai fresca come una rosa e decisi di rendermi utile alla guardia. Non ebbi nessuna difficoltà a trovare un'occupazione. C'era ancora una missione da eseguire. Le altre erano già state prese. Domanderò a Purral le informazioni supplementari sulla missione. Quindi andiamo da Purral? Dove lo trovo? Al mercato. Sono andata da Purral. Ciao, vengo per la missione. Hai fatto bene, piccoletta. Allora, ho bisogno di fiori di ciliegio, dei limoni di fuoco, ma attenzione, solo quelli maturi, e della sabbia, ma non quella della boutique. Voglio soltanto quella fresca, che abbia ancora il profumo del mare. Ecco a te i cestini del boccale. Mi ha dato due piccoli cestini e un gran boccale. Non so davvero come farò a riportare tutto indietro. E se n'è andato via. Non so davvero dove recuperare tutte queste cose. I fiori di ciliegio, penso di poterli raccogliere dal ciliegio centenario. Non ho visto altri ciliegi nei paraggi. Per la sabbia andrò sulla spiaggia. Ma i limoni? Riflettiamo. Dei limoni di fuoco. Forse è meglio pensarci un po' di più. I limoni? Dove li trovo i limoni di fuoco? Vabbè, intanto andiamo da Valchion, andiamo da lui. Sto benissimo così, non ho intenzione di comprare nulla. Se è un problema di soldi, posso farti un buon prezzo. Il modello che mi hai portato la scorsa volta mi ha permesso di fare delle creazioni, una più bella dell'altra. Ti devo almeno questo. È bellissima questa gatta! No, grazie, ma l'ho fatto volentieri. Allora non cercare di convincermi, non mi cambierò. Ti lascio, ho di meglio da fare piuttosto che parlare del nulla. Valchion? Ops, non sembra molto contenta. Io posso andare via? Che devo fare? Cliccare sull'albero? Ok, ho raccolto già i fiori di ciliegio. Ne posso prendere ancora? Ne voglio ancora, voglio altri fiori. Vabbè, vado via. E andiamo alla spiaggia. Ma che fa la gatta? Mi segue? Non perdere la nostra nuova collezione, il volo della Fenice. Tutti gli articoli sono a meno del 30% oggi, e soltanto oggi. Prego, venite. Guardate qui questi colori di tendenza che saranno perfetti per raccogliere gli emissari. C'è davvero tanta gente intorno a lei. Andrò a vedere dopo. Ok, quindi... Niente, veniamo sempre interrotti. Allora, sei contento della tua missione? È davvero una bella domanda. Che cosa ti rende perplesso? Sembra davvero complicata, e poi dovrò partire domani mattina, e non vedrò per niente l'emissario. E ti dispiace? Un po' sì. Sono davvero interessato alla loro cultura, e avrei davvero voluto occuparmi di loro. Ah sì? Davvero? Sì, hanno una storia davvero ricca e i loro templi sono magnifici. Capisco. Spiaggia di qua, credo. Oddio, non me lo ricordo più, sì, penso di sì. La scala. Ed eccoci qua in spiaggia. Come... dove clicco? Vai a cercare i fiori dei limoni di fuoco. Dove clicco per prendere la sabbia? Ah, qui, nella sabbia, dov'è che devo cliccare? Sabbia sottile della spiaggia di El, presa. Ok, ti prego, scorri, funziona, grazie. Ecco, bene, non funzionava più. E adesso che faccio? Intanto risalgo. Ma mi mancano i limoni. Dove li prendo? A chi chiedo, più che altro? Dovrò chiedere a qualcuno, penso. Evelyn sembra davvero occupata. Forse è meglio non disturbarla. Ok, io andrò in giro... Oh! Stavo dicendo che andavo in giro finché non trovavo qualcosa e l'ho trovata. Ok, penso di avere tutto quello che Purralla mi ha chiesto. È meglio andare a riportargli tutto. Comunque prima quest'albero non era così, eh. Devo andare... qui, ok. Eccoti qua, Purral. Ho tutto quello che mi hai chiesto.
Almeno credo. Ho un piccolo dubbio sui limoni di fuoco. Fammi un po' vedere. Perfetto. Grazie del tuo aiuto, Casey. Ecco qui il rapporto della missione. L'ho già precompilato. Ah, grazie. Devo solo ridarlo a Icar e Kero. Ehi, aspetta. Sì? E per ringraziarti. Mi ha dato un'incubatrice. Ah, davvero? Grazie. Complimenti, appena ottenuto l'incubatrice puoi ritrovarla nell'inventario a partire dalla prossima scena. Va bene. Sono andata di corsa in biblioteca a lasciare tutto. Non ho più nulla da fare adesso. Quindi? Inizio ad andare in giro? No, torna in camera e lascia passare il tempo. Allora, devo tornare nella mia stanza. E adesso cosa faccio? Potresti raccogliere le uova vicino alle incubatrici. Sì, io. Oh, Casey, che ci fai qui? Aspetto che passi il tempo, non ho nulla da fare. Finita così la discussione? Ah, che giornata stancante quando ci penso. Sono contenta che alla fine si sia conclusa bene. Dopo aver cenato, andai a dormire. Mi svegliai all'alba. Un'altra giornata comincia. Ho difficoltà a credere che oggi succederà qualcosa di interessante. Mi avventurai nel QG senza un vero e proprio scopo, a parte i soliti, missioni, allenamenti, chiacchiere, eccetera. A mezzogiorno scoprì qualche cambiamento che Caruto aveva apportato alla sala mensa, e devo dire che è molto più bella adesso. Oh, magnifico! Ah ah, hai visto? Guarda la finezza di queste tovaglie, le cuciture, i merletti. Le ho toccate per fargli piacere. Oh sì, è davvero tutto magnifico. Spero che tu abbia una tenuta migliore di questa. Cosa? Che cosa ha la mia tenuta che non va? Oh niente, va benissimo per la plebe, molto pratica per spolverare e pulire le pentole. Grazie. Non so proprio cosa dire. La mia tenuta va benissimo. Forse è meglio ascoltare i suoi consigli. Ha ragione, è meglio trovare un'altra tenuta. Andiamo a vedere se Furriri ha qualcosa da propormi. Quindi andiamo di nuovo al mercato. No, non andiamo al mercato perché sta gatta spunta ovunque. Casey, che cosa ti porta qui? Ho visto che vendevi delle tenute per l'arrivo dell'emissario. Sì, e penso di avere un modello perfetto per te. Vieni con me al mercato. Siamo andate insieme al mercato. Eccoti il modello. No vabbè, wow, figata pazzesca, lo voglio. Sì, lo voglio, lo voglio. Wow, cioè guardate qui. Lo voglio, quanto costa? Senti quanto è soffice questo tessuto. E guarda questi motivi sulle maniche. Non sembrano le fiamme di un uccello di fuoco? Eh? Sì, mi fanno venire in mente le ali di una libellula. Volevo evitare di realizzare una tenuta con delle piume. Troppo pretenziosa per l'occasione. È magnifica. Ah, allora penso che ti interessi. Sì, vorrei comprarla. Super! Costa 600 mana. Cavolo, è caro. Rimpiango di non averla comprata ieri. Ma c'è qualcosa che non va? Non facevi degli sconti ieri? Certo, posso ancora fare uno sforzo per te, visto che è considerato il tuo buon gusto. Quindi, con la riduzione, il totale di 420 mana. Perfetto, ti pago subito. Le ho dato 420 mana. Spero che vada bene. Allora, brava, hai appena acquistato il body, poi c'è il vestito, i guanti, gli stivali e i pantaloni. Puoi ritrovarli nel tuo guardaroba? Pensa a indossarli per vivere appieno il tuo episodio. Ok. Ok, allora mi sa che devo stoppare e metterli subito al personaggio. Non mi va di passare il mio tempo a guardare le vetrine. E se tornassi in camera? Andiamo. Oh. Dovrei forse cercare di conoscere un po' più di gente. Mi farebbe bene socializzare un po' di più. O forse meglio non preoccuparsene. Vada come deve andare.
tornando in camera, ho urtato un giovane dai capelli rossi. Sembra davvero timido. Ci siamo fermati a discutere un po'. Poi se n'è andato per raggiungere la sua ragazza e purtroppo ho dimenticato di chiedergli come si chiama. Spero di rincontrarlo più tardi. Alla fine la guardia non è un posto così grande. Finalmente in camera. Fa piacere restare un po' tranquilli. Mi sono allungata sul letto e ho chiuso gli occhi dopo nemmeno 5 minuti. Quando li ho riaperti, era notte. Alla fine decisi di riaddormentarmi. Passarono diversi giorni, nei quali, come sempre, tutti erano molto occupati. Sono arrivati! Karen è arrivata in camera come un razzo. Dai, Casey, vieni con me! Chi è arrivato? Gli emissari! Mi ha presa per un braccio e mi ha trascinata nel giardino del cugino. Oh, quanta gente! C'è una folla immensa qui. Wow, eccoli! Tutti si ammassarono attorno a diverse persone che indossavano abiti simili a quelli tradizionali cinesi. E dai nomi l'avevo capito io che erano cinesi un po', eh. Ci sono un uomo ed una donna, che sembrano più importanti degli altri. No, secondo me è lei, anche perché loro ne parlavano sempre al femminile. Quindi forse Wang Hua è la donna. Se è così, allora mi sono sbagliata dall'inizio? Ad ogni modo, è davvero carina. Sì, secondo me è bellissima. Per favore, fate largo, lasciateci passare. Oh, Miko, non preoccuparti. Mi fa piacere vedere così tante persone. Wang Hua, avrei tutto il tempo per parlare con loro durante la giornata e nei prossimi giorni. Wang Hua è una donna, lo sapevo. Avevo pensato che fosse un uomo quando ho letto il suo nome nel dossier di Kero Shane. Come sempre, le apparenze ingannano. Ziff, mi potresti far avvicinare questo bambino? Certo. Ha indicato Mary, che è saltato sull'attenti. Ziff è andato da Mary e l'ha condotto verso la giovane ragazza. Lei gli ha accarezzato i capelli, ma non sono riuscita a capire cosa lei abbia detto. Ad ogni modo, il piccolo sembra totalmente preso dal fascino che sprigiona. Sembra una rockstar davanti al suo gruppo di fan. Ognuno ha una reazione diversa. È davvero una cosa divertente. Ci sono Caruto, Karen e Alicia, non troppo lontani. Mi avvicino ad Alicia. I suoi vestiti sono sensazionali. Mi chiedo quale famiglia possieda. È davvero una pelliccia di famigli. Con un po' di difficoltà, Miko e compagnia sono riusciti a sfuggire alla folla. Credo che siano andati nella sala del cristallo a parlare in tutta tranquillità. Ad ogni modo, l'arrivo degli emissari ha suscitato molto scalpore nel QG. Mi piacerebbe saperne di più su di loro. E ok, molto bene, io mi fermo qui anche per questo episodio. Finalmente abbiamo conosciuto questi misteriosi emissari. Lei la trovo adorabile. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne avete pensato voi. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un like. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi così non vi perderete i prossimi video. E noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!